Euro Regione News. Estate a Lignano, non solo weekend. In serbo per la ripartenza alla grande di Lignano Sabbiadoro ci sono diverse novità pronte al via che ci ha annunciato l'assessore alla cultura e attività produttive Ada Iuri. Un'estate 2020 un po' particolare, un'estate che ha cancellato tutti i grandi appuntamenti, quelli che trascinavano i nostri visitatori, i nostri ospiti in avventure meravigliose. Non ci sono più i grandi concerti, non ci sono più i grandi eventi, l'Arena Alpe Adria ha chiuso i suoi cancelli, la Terrazza Mare non ospita più le mostre solite, ma comunque in ogni caso Lignano è splendida, l'abbiamo preparata piena di strade nuove, piena di aiuole nuove con nuovi fiori, piena di desiderio di ricevervi, di accogliervi, perché comunque il territorio offre a tutti possibilità di escursioni, di meraviglia, di una natura che solo noi abbiamo, perché le nostre care tre acque ci confortano e ci lavano i pensieri poco positivi. Un'estate 2020 in cui le attività, quelle che si potranno fare, saranno concentrate tra luglio e agosto. Speriamo in un sole che ci protegga, perché la stagione senz'altro avrà una notevole importanza anche a settembre e magari qualcuno farà il bagno anche ai primi di ottobre come qualche anno fa. Ci dispiace, non è colpa di nessuno, però le forze, gli imprenditori, l'amministrazione comunale, la città tutta vuole che le cose vadano meglio, vadano bene, e quindi ci stiamo dando da fare nella misura in cui questo Covid-19 ce lo permette. Abbiamo molti ospiti, veramente molti è una parola grossa, però molti ospiti rispetto alle previsioni negative, per cui il sabato e la domenica la città si anima, e adesso che gli impegni scolastici teleguidati sono così quasi finiti, speriamo che le case aprano le loro imposte e i bambini possano correre sulla spiaggia. Mi pare che Lignano si dia da fare al meglio. La biblioteca ha recapitato i libri in ogni casa con l'aiuto e la collaborazione fondamentale della Protezione Civile. Abbiamo possibilità di film all'Arena Alpe Adria, ci saranno 16 serate, mi pare, di cinema, di grande cinema. Però tutto è silenzioso, forse un po' pensieroso, perché dobbiamo progettare un futuro migliore, un futuro brillante, un futuro smagliante di festa e di spensieratezza, perché Lignano è la città delle vacanze. Il primo appuntamento, che però va in streaming naturalmente, è il premio Hemingway nelle giornate del 25, 26 e 27 giugno, e quest'anno i premiati sono veramente straordinari. Abbiamo un David Grossman per la letteratura, abbiamo Samantha Cristoforetti per l'avventura del nostro tempo, abbiamo lo storico Alessandro Barbero per la letteratura e per l'avventura del pensiero, e poi abbiamo il maestro Guido Guidi, che ha, così, con un suo fotolibro, ha reso omaggio a un territorio della Sardegna che magari pochissimi conoscevano. Ai personaggi verrà chiesto: quest'anno vi premiamo, però venite a trovarci a Lignano in un prossimo appuntamento quando le cose andranno meglio. Poi il 4 luglio, non posso neanche dirlo a nessuno, quindi che resti assolutamente un segreto, il 4 luglio alle 5 del mattino festeggeremo l'alba, la rinascita del sole sulla spiaggia di Lignano. Anche qui sarà in streaming, sarà vietato assolutamente partecipare, però il sole nasce sempre, sempre, ogni giorno, e porta energia a tutte le persone. È stato rimandato al 4 luglio perché ci si è messa anche la mareggiata, nel senso che il faro rosso era in ristrutturazione, ma la seconda mareggiata ha distrutto addirittura il cantiere, quindi è stato proprio una cosa davvero a cui ricorrere in extremis, rimandando tutto appunto al 4 luglio. Questi sono i due appuntamenti. Seguite l'Hemingway e seguite anche la musica dell'Accademia
d'archi a rigoni di San Vito al Tagliamento, diretta dal giovane maestro Domenico Mason, che sono i nostri amici del solstizio. Da Lignano Sabbiadoro per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.